Valentina Gagliardi, architetto, contro MSPA, mobilità e sostenibilità sono stati anche al centro del Camerino Meraviglia Days e in qualche modo sono argomenti in cui la Contram è ed è stata all'avanguardia. Sì, noi già da qualche anno ci stiamo muovendo in questa direzione. Siamo una società che eroga trasporto pubblico locale, quindi è mobilità pubblica, servizio pubblico. Non sempre è stato facile, ma abbiamo iniziato a muovere i primi passi prima nel fotovoltaico, quindi in una miglior gestione del nostro fabbisogno energetico come azienda. E siamo arrivati veramente a un buon punto. Quasi tutte le nostre più grandi punti e centri, principalmente quello di Camerino, i depositi, sono alimentati quasi in maniera totale da energia solare. Per quanto riguarda poi invece strettamente il discorso mobilità, già da qualche anno, lo sai bene, l'hai vista con i tuoi occhi circolare a Camerino, abbiamo acquistato il primo autobus elettrico, completamente elettrico di tutta la regione Marche, l'abbiamo subito messo in servizio sulle linee urbane della città di Camerino prima e della città di Fabriano adesso. E è stata, come dire, un grande passo per noi, un'enorme soddisfazione, accolta in maniera veramente molto positiva. Lo abbiamo poi come servizio integrato anche a delle iniziative del comune, degli enti legate al FAI, quindi alla scoperta della città, e questa navetta sostenibile era a supporto, a sostegno del visitare la città con altri tempi, in altro modo, con un altro sguardo. Quindi la stiamo portando avanti. Ecco, nel corso dello show il presidente Stefano Belardinelli ha lanciato una sfida, una provocazione. Ascoltiamola. Noi abbiamo una piccola fortuna di avere una università, cioè il rettore è un chimico, quindi la nostra speranza è che si possa, ad esempio, sperimentare una fabbrica di idrogeno anche nelle Marche, magari perché no, non farlo a Camerino. Ecco, creare una base proprio a Camerino, sì, che possa creare appunto idrogeno. Come rispondiamo a questa provocazione o comunque sfida? Sì, chiaramente è una grande sfida. Noi abbiamo un po' la fortuna, come diceva appunto il presidente, di avere al nostro fianco un grande supporto che è quello dell'università. Discorso fondamentale che vale anche poi, che ho ritrovato nelle parole anche degli altri interlocutori del talk show, come sia fondamentale lavorare proprio su questi due fronti, cioè quello della ricerca, dell'innovazione, della tecnologia, del guardare sempre oltre, e in questo caso la vicinanza con Unicam ci aiuta veramente tanto a lanciare un po' il sasso oltre. Il nostro presidente ha sempre un occhio, è sempre molto lungimirante, ed è assolutamente necessario fare questo, lavorare diciamo a livello un pochino più alto, sia con l'università che ci aiuta nel progresso tecnologico e andare sempre un pochino più avanti, sia lavorare a fianco degli enti, che nel nostro caso sono il Ministero, la Regione. Dall'altra parte il parallelo fondamentale, lavorare quindi in questo senso, ma lavorare anche a livello un pochino, permettimi il termine, micro, cioè con l'utente finale, nel piccolo, quello che dicevamo prima, la navetta che io offro al mio utente finale, che è un pensionato, uno studente, un pendolare che va al lavoro. Ecco, questo doppio lavoro è fondamentale, sia da una parte andare oltre, spingere sempre un po' di più, anche con una provocazione che poi in realtà si potrà sicuramente tradurre in qualcosa di concreto nei prossimi anni, e dall'altra lavorare sul territorio, con piccole azioni ma che sicuramente contribuiscono anche alla sostenibilità delle azioni del singolo. Una bici che ti aspetta alla fermata con cui tu torni a casa.